Torna a farsi sentire la voce delle mamme e dei papà. Ha infatti qualcosa da dire il forum delle associazioni familiari di Puglia in merito alla sospensione della delibera approvata dalla giunta regionale che aveva ratificato nei giorni scorsi i sostegni psicologici, sociali ed economici a favore delle gravide in difficoltà che desiderassero portare a termine la gravidanza, rendendo così integrale l'applicazione dei punti 2 e 5 della legge sull'aborto del 22 maggio del 1978, numero 194. Il forum ha inviato una lettera ai componenti della giunta regionale per illustrare il percorso che aveva portato all'approvazione del provvedimento, legato alla necessità di misure non limitate solo al sostegno economico. La delibera infatti prevedeva sostegno emotivo, psicologico, di biblioteca solidale e anche di un contributo calibrato esattamente come altre misure analoghe in base all'ISEE. Sarebbe un grave errore non tener conto della necessità di tutelare anche le donne che non vogliono abortire, hanno concluso le realtà associative. Questo provvedimento non toglie nulla alla possibilità di una donna che lo voglia di abortire. Non vediamo perché non debba sostenere le donne che vogliono invece portare a termine la loro gravidanza, ma hanno bisogno di un aiuto. Questo è la posta in gioco per questa delibera che vedrebbe nella Puglia la seconda regione in Italia a attuare integralmente la legge 194. Stando alle statistiche, le interruzioni volontarie di gravidanza al sud nel 2020 sono state 14.907 e in Puglia 5.326, un dato pari al 6,4% superiore alla media italiana, che si attesta al 5,6%. La provincia con maggior numero di aborti è Bari, quasi la metà di tutto il territorio regionale.